legato, porta legato. La donna me regna, porta legato. Ah, ma questa è roba locale. Ma viva! È la pizzica di Veronica Galati che è venuta a trovarci. Benvenuta. Ciao, oggi ci insegnerà. Stefano. Oggi penso che toccherà qualcun altro, ci penso. Insegnerà. C'è anche Antonio. No, io ho uno stiramento, purtroppo ho uno stiramento e quindi non ho sciatico che ho lasciato in camerino. Proprio, eh? Allora, tu hai però bisogno di un volontario, sì, comunque. Allora, come facciamo? Chi pensava? A chi? A chi? Un nome a caso? No, al maestro. Non può esimersi. Inizia la lezione di pizzica. Prima senza musica. E poi una musica, danza di festa. Io più che insegnare tiro fuori, quindi deve lasciarsi andare, semplicemente lasciarsi andare al ritmo. Così no, maestro, se no è da 100%. Già sottoscrinchiola tutto. Comunque, lasciamoci andare. Sì, col far suonare i piedi prima della musica. Quindi boom, vediamo, lei è un maestro, quindi dovremmo suonare insieme. Ma è partito bene però il maestro, eh? No, ma guarda che questo sembra un po' più avanti spettacolo. Aggiungiamo abbondiamo un molleggio. Dai, stile libero. Molto libero, ma va bene. Bella sta mano. Da qui, boom. Chiudo. E quindi devi tirare sui calzoni, Stefano. Devi fare forse qualcosa. Senza scarpe è più comodo. No, meglio con le scarpe. Stefano, che mi fanno da molleggio. Tira sulle, sì, come se ti si fosse allagata a casa. Con la musica, no? Bravo. Quando è ora della musica, lo dica lei. Con la musica, no? Un secondino ancora, ecco. Un secondino. Con la respirazione va bene? Non so se respira. Ma non sento neanche liberi e felici. La respirazione va bene? Sì, lo vedo abbastanza felice, quindi forse non emette più felice. Suoni. Musica, maestro! Andiamo, già finito? Maestro, perché non ci canta una bella canzone adesso? No, dico i passi questi. Quindi... Ah, con la musica! Ecco, vedi? Agganciamoci! Benissimo, bravo! Bravi! Faccio più! Non è troppo faticoso. Si è scaricato con le braccia, sono bravissimo. Guarda qua. Faccio più senza calze, devi fare anche tu. Ha mollato. Non so se ha mollato. Bravissimo. Stefano, è stato bravissimo. Sei il nostro eroe. Grazie. Ha superato la prova, Veronica. Ma non manca poco, eh. Non si lascia andare proprio. Muoio, possiamo dire che è un uomo che è andato al tappeto, visto così proprio. Abbiamo dai, che ce l'ha fatta. Vabbè. Grazie a Veronica Galati per essere stata con noi. Veronica. Aspettiamo ancora per un'altra lezione.